Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e bentrovati con l'approfondimento. Aumentano gli italiani convinti di vaccinarsi. L'84% della popolazione è disposto a vaccinarsi, ma solo il 57% è pronto a farlo con assoluta certezza. Il 65% vorrebbe scegliere il marchio del vaccino. Tra questi Pfizer è al primo posto delle preferenze, seguito da Moderna 22% e da Sputnik 10% e AstraZeneca 9%. Nel suo ultimo sondaggio BVA Doxa ha indagato le opinioni degli italiani in merito alla Covid. Rispetto alle difficoltà della campagna vaccinale, gli italiani puntano il dito principalmente contro le aziende farmaceutiche. In una scala da 1 a 10, il termometro segna un 7,5 di media nel misurare l'insoddisfazione per i ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche, che avrebbero invece dovuto rispettare gli impegni. Mentre per la maggioranza degli italiani, i vaccini sono l'unica arma con cui sconfiggere il virus. In media un consenso di 7,2 su 10, leggermente più controverso, 6,1, è il punto sull'efficacia del vaccino contro le nuove varianti. Riguardo alla propria condizione psicologica, un italiano su due si dice preoccupato, 54%, e incerto sul futuro, 53%. In questo contesto si avvertono maggiormente condizioni di stress, 38%, ansia, 32%, nervosismo, 30% e rabbia, 21%. Stanchezza, 41%, e tristezza, 25%, contribuiscono a un senso di sconforto. Ma le sensazioni positive ci sono. Il 35% si dice anche speranzoso, mentre il 16% e il 15% prova fiducia e positività per il futuro. In generale, l'86% degli italiani prova emozioni di distress, un insieme di ansia, stress, rabbia, nervosismo, preoccupazione, paura ed incertezza. Il 62%, più 5% rispetto all'ultima rilevazione, sconforto, e il 43% speranza, più 6%. Secondo la ricerca, resta alta la fiducia nelle istituzioni sanitarie, mentre il consenso per il governo è al 47%. Pesante l'impatto della pandemia sulle entrate. Il 40% ha visto il proprio reddito contrarsi e chi riesce a risparmiare lo fa soprattutto per anticipare imprevisti. Il tempo trascorso in casa ha spinto verso il consumo di tè, caffè, tisane e alcolici. La mancanza di socialità ha spinto verso la pet therapy. Sono l'11% gli italiani che hanno fatto entrare in casa un animale domestico nell'ultimo anno.